come posso conoscere Dio? Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Oggi avete già ascoltato lo slogan che ho scelto e una domanda chiaramente provocatoria che ha la risposta nel Vangelo di oggi. Accogliamo Giovanni 8, 51, 59. In quel tempo Gesù disse ai giudei: in verità io vi dico, se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno. Gli dissero allora i giudei: ora sappiamo che sei indemoniato. Abramo è morto, come anche i profeti, e tu dici, se uno osserva la mia parola, non sperimenterà la morte in eterno? Sei tu più grande del nostro padre Abramo, che è morto? Anche i profeti sono morti. Chi credi di essere? Rispose Gesù: se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite è nostro Dio, e non lo conoscete. Io invece lo conosco. Se dicessi che non lo conosco, sarei come voi, un mentitore. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno. Lo vide e fu pieno di gioia. Allora i giudei gli dissero: non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? Rispose loro Gesù: in verità io vi dico, prima che Abramo fosse, io sono. Allora raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. Amen. Carissimi amici, oggi concludiamo questo episodio in Giovanni 8, dove già ieri, in questi giorni, abbiamo ascoltato una disputa dopo che Gesù perdona la peccatrice, l'adultera. Una disputa soprattutto perché i giudei non li credono. I giudei vorrebbero anche andargli incontro, ma sta dicendo delle cose troppo forti Gesù. E oggi abbiamo ascoltato che dice: chi ascolta la mia parola non vedrà la morte in eterno. È come se parlasse di immortalità, un concetto assurdo, un concetto dove lui, Gesù stesso, diviene la fonte, la causa e l'origine di una vita eterna. Ecco perché gli dicono: ma tu sei più grande di Abramo, sei più grande dei profeti, tu sei indemoniato, lo accusano. Gesù risponde dicendo: io conosco il Padre, è il Padre che mi ha mandato a voi, e io osservo la sua parola. Questo termine, quando Gesù dice se uno osserva la mia parola e io osservo la sua parola, in greco si dice tereo, cioè conservare, custodire. Ecco quanto è importante per conoscere Dio, già vi do la risposta allo slogan, dobbiamo ascoltare, osservare, custodire, conservare dentro di noi la sua parola. Perché se noi non siamo in quell'attesa, in quell'ascolto di Dio che mi parla, non lo potrò mai conoscere. Pensate, proprio ieri sera, nella seconda serata online sul Triduo Pasquale, abbiamo parlato di Gesù che si offre sulla croce per noi. E ho preso proprio il Vangelo di Giovanni al capitolo 10, quando Gesù dice: io sono il buon pastore che offre la vita per le pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e mi seguono. Chi ascolta la voce del buon pastore lo conosce e lo segue, sa dove va. Giovanni l'Evangelista e Giovanni il discepolo amato, un ragazzo, un giovane che ha incontrato Gesù, lo ha seguito, lo ha ascoltato, si è innamorato di lui, della sua parola, perché in Gesù ha visto il volto del Padre, ha sperimentato la misericordia di Dio. Quante volte ci sono dei luoghi comuni nel mondo, nelle persone che o credono poco o dicono di credere o non credono affatto, dicendo: ma dov'è Dio?
Ma come faccio a incontrare Dio? Ma guarda il male nel mondo, se c'è il male non esiste Dio. Perché se ci fosse Dio, ci sarebbero le guerre, non ci sarebbero le tragedie, eccetera, eccetera. Invece qua Gesù dice, voi conoscerete il Padre se lo ascoltate. Chi ascolta la sua parola lo conosce. Chi ascolta la voce del buon pastore lo conosce e lo segue perché sa dove sta andando. Ecco l'invito di oggi. Ecco perché io so come conoscere Dio, come seguire Dio, perché la cosa importante più che conoscerlo è seguirlo, ascoltarlo. Più ascolti una persona, più la conosci. Dio è sincero, Dio è fedele. L'uomo a volte ti dice tante cose che non sono vere, che le nasconde, ma Dio quando parla ti dice ciò che è il progetto che ha per te. Più lo ascolti, più lo incontri, lo conosci e sai dove andare. Vi invito ad aprire le vostre braccia e a dire grazie Gesù. Grazie Signore per il dono della Tua parola. Io Ti voglio incontrare oggi, voglio seguirti e voglio custodire tutte quelle parole che ho sentito oggi da parte Tua in questo Vangelo. Credo che custodendo, conservando questa parola dentro di me, vivrò per sempre. Voglio essere anche obbediente a questa parola. Oh Gesù, vieni oggi nella mia vita. Fammi sperimentare quanto Tu mi ami. Fammi sperimentare che sei davvero il mio buon pastore, che indica il cammino da prendere, i passi dove farli. E grazie perché non mi abbandoni. A Te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Allora, alla domanda di oggi, dello slogan, come posso conoscere Dio? La risposta è ascoltando e custodendo le parole di Gesù, perché in Gesù abbiamo l'immagine perfetta e l'amore del Padre per noi. Grazie per avermi accolto, buona giornata, ci vediamo domani. Ciao! Carissimi, vi invitiamo al seminario online dal titolo Triduo Pasquale, i 3 giorni che hanno cambiato la storia. Saranno 3 serate di preghiera e di riflessione alla luce della parola di Dio e del Vangelo secondo Giovanni, dove si parlerà di Gesù, l'amore del Padre, che nell'ultima cena ha amato i suoi fino alla fine e ci ha insegnato a servire. Vedremo insieme il giorno in cui Gesù ha offerto tutto se stesso e ci ha amato sul legno della croce. Scopriremo che nel giorno della risurrezione di Cristo abbiamo ricevuto un amore e una pace imperturbabile che il mondo non ci può dare. Mercoledì 13, 20 e 27 marzo dalle ore 21 ci prepareremo insieme ad una nuova esperienza del Cristo risorto. Iscrivetevi sul nostro sito.